Buonasera amici della Pallamano Italiana, benvenuti a questo appuntamento della decima giornata della Serie A Gold. In campo Sidea Gruppo Junior Fasano e Pallamano Conversano, si vanno schierando le due formazioni. Saluto il mio franco Antonio Luciano che mi accompagnerà in questa cronaca. Buonasera. Ciao Antonio, buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori di Eleven Sports. Mentre le squadre stanno schierando in campo, è proprio il Conversano ad essere sceso per primo qui di fronte alla palestra Zizzi, che va andando a gremirsi. Scende in campo il Conversano con il Tristi portieri, costituito da Pasquale Di Caro con numero 1, Pasqualino Di Giandomenico col numero 12 e Emiliano Alfarano col 22, poi 6 Giampaolo Sciorci, 7 Davide Di Maggio, 9 Juan Agustin Poloni, 10 Ignazio De Giorgio, 11 Thomas Brands, 12 Jacob Nelson, 18 Riyad Suid, 19 Massimiliano Possamai, 25 Pablo Marroci, 27 Gabriele Iachemet, 29 Matteus Vrobel, 77 Alessandro Savino capitano, 33 Jacopo Lupo allenatore, Alessandro Tarafino. E la Junior che risponde con i tre portieri: Simone Sibiglio con numero 1, 12 Alessandro Levan, 22 Daniele Vinci, poi 5 Grassi, 7 Angiolini, 10 Sferti, 11 Pugliese, 13 Notarangelo, 15 Boggia, 19 Cantore, 23 Bearevic, 33 Le Grottaglie, 44 Osling, 69 Corcione, 95 Iverstam, capitano col numero 14 Fabio Messina, allenatore Vito Foglio. Dirigono l'incontro i signori Carlo Dionisi e Stefano Maccarone, coadiuvati dal commissario federale Marco Trespiti. Andiamo a vedere anche in grafica la formazione del Fasano per coloro che ci stanno seguendo proprio su canali di Eurosport. Antonio, un derby è sempre un derby, l'ultima volta è stato un pari qui alla Palestra Zizzi, un pari molto dolce per il Conversano che si è laureato campione d'Italia in quella circostanza. Fu comunque una bella gara, ora tutto da riavvolgere, no? Si ricomincia da capo. Sì, ogni derby ha una storia a sé. Proprio oggi pomeriggio analizzavamo un po' la storia degli ultimi derby, tutti molto equilibrati. Lo scorso anno, vabbè, la gara 2 pareggiata, vinta nel doppio confronto del Conversano, ma un paio di settimane prima, nella stagione regolare, c'era stata la vittoria del Fasano, che diciamo generalmente, soprattutto qua in casa, ha sempre dato tanto filo da torcere al Conversano in questo impianto che ormai, lo diciamo spesso, sta un po' stretto a questo tipo di eventi. Sì Antonio, sinceramente ogni volta dico che è l'ultima, invece non lo voglio dire più perché veramente anche in Coppa ho detto, proprio in occasione della vittoria contro gli israeliani dell'Apoel Ashdod, che sarebbe stata l'ultima partita in Coppa. Ne giocheremo altre due qui, quindi è meglio che sto zitto. Porta anche un po' sfortuna dirlo. Al di là di questo, vediamo che le due squadre sono pronte con il Fasano che attaccherà per primo, il Fasano in maglia blu, pantaloncini bianchi, maglia bianca invece con pantaloncini neri per i campioni d'Italia del Conversano. Partenza non ottimale per certi versi dal vedere le squadre, un pareggio e una sconfitta per il Conversano oltre le 7 vittorie, invece 6 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio per il Fasano, che quindi insegue a due lunghezze di distanza. Però anche l'impegno di Coppa ha influito su questo andamento non propriamente costante. Esatto, è stato molto, molto importante su entrambe le squadre l'impegno di Coppa, un po' di recuperi, 2 per il Conversano, 1 per il Fasano, soprattutto per il Fasano, insomma, la voglia subito di rifarsi dopo la sconfitta di Bolzano, mentre il Conversano arriva dopo 2 vittorie abbastanza agevoli contro Fondi e Romagna. Sì, ha incontrato dopo l'impegno di Coppa 2 formazioni più abbordabili, il Fasano invece è andato a Bolzano. Però c'è da dire che il Fasano anche mercoledì tornerà in campo dopo la trasferta di pressione contro il Romagna. Ma andiamo in cronaca con Sperti, Notarangelo, Pierstam, Sperti, Angiolini, fa tutto da solo, è la rete di Angiolini che sbocca il risultato. Una finta, possiamo dire, da parte di passaggio a Notarangelo, e poi è andato sull'esterno, quasi in posizione di ala inversa, a segnare Angiolini. Sì, bella rete questa del Fasano, che sposta completamente verso il fronte sinistro dell'attacco fasanese il Conversano, si apre una voragine a destra, se la prende tutta Filippo Angiolini, che sblocca questo derby. È stato il primo attacco del Conversano, che manovra per la consuite, che tocca il pallone seguendo Nelson, poi De Giorgio. Palla per Robel che cerca l'incrocio, non potentissima conclusione, la legge Levan, che quindi compie il primo intervento di serata. Notarangelo dall'altra parte
Mangiolini prova a fare tutto da solo, fallo forse in attacco, però viene visto prima un fallo della difesa. Era stato bravo in realtà Possamaia a prendersi forse uno sfondo, però evidentemente si è girato evitando il fallo in attacco Angiolini. Cantone la rimette in gioco, Iersa, Notarangelo, Iersam, ancora Angiolini, Iersam, Notarangelo, Oesling, Notarangelo fa tutta la sua, poi commette infrazione di passi. A giudizio della direzione arbitrale, Nelson può attaccare dall'altra parte e lui a tirare e a però non trovare la porta difesa da Leban. Sì, ha provato subito il Conversano a ribaltare l'azione dopo il fallo tecnico del Fasano in attacco, però per i due terzini subito due errori in precedenza da parte di Vrobel e adesso da parte di Nelson, quindi il Conversano non si sblocca, mentre subito invece abbiamo visto caldo il terzino del Fasano Angiolini. Sì, abbiamo visto un primo contatto duro tra i due pivot, Nostig e Suid, con gli arbitri che hanno fermato per catechizzare entrambi i due atleti. È ripreso comunque il gioco con Angiolini, Notarangelo, ancora Angiolini, Notarangelo, palla a Spetti che però non riesce ad agganciare il pallone e rimette in gioco Di Caro. Poi parleremo anche di alcune defezioni in casa Conversano con la condizione atletica che non è le migliori neanche delle file del Fasano, ne parleremo più avanti. Intanto Possamai. Sì, in precedenza diciamo buona difesa questa volta intensa da parte del Conversano che costringe in parte all'errore il Fasano alla palla persa, quindi dopo la voragine che avevo detto in precedenza adesso una bella difesa, riconquista palla il Conversano che però anche la necessità di sbloccarsi un po' in attacco che è stata una delle pecche in queste prime gare. Un po' di diesel solitamente, fatica nei primi tempi, poi nel secondo riesce. È stato bravissimo De Giorgio con una finta a entrare tra fine e secondo, poi è bravo anche Leban a parare. Molto bravo Leban, un passo avanti, chiude lo specchio della porta, non consente la conclusione facile a De Giorgio, però nuova palla in attacco al Conversano. Robel, Sweet, Nelson, De Giorgio, si alza anche il braccio del passivo. Palla all'ala, poi è Nelson, ultimo passaggio, infatti scade il limite, frazione tecnica anche per il Conversano, quindi in attacco De Angiolini, Notarangelo che poi va dietro col piede, forse anche Jerstam non ravvisato dagli arbitri, però in realtà c'era stato un po' per il piede. E dopo la buona difesa del Conversano, ottima difesa anche da parte del Fasano che costringe all'infrazione, al passivo il Conversano stesso. Quindi molto bene la partenza del Fasano, soprattutto in fase difensiva. Adesso gli attacchi si vedono che ancora c'è la necessità di sbloccarsi e di rodarsi da parte di entrambe le squadre. Iersam, Angiolini, Iersam incrocia, bravo Di Caro che si avvede in un secondo momento di aver parato davanti a sé, quindi la palla viene recuperata brillantemente comunque dal Conversano. Poi bene i due portieri in questo avvio, Nelson, De Giorgio, no? Fatica il Conversano a trovare spazi. Abbiamo detto, come detto bene tu prima, meglio le difese degli attacchi in questi primi 5 minuti di gara. Infatti il punteggio di 1-0 attesta proprio queste difficoltà sul fronte offensivo. Sì, Fasano che ripiega subito in 6-0, è riuscito a svolgere il cambio sempre. Il Conversano invece un paio di attacchi, non è riuscito a svolgere il suo cambio dello specialista difensivo. Con De Giorgio che esce. De Giorgio che nella posizione di centravanti cerca di bloccare la manovra della squadra di casa. Robel scarica a Suid che è bravo nel girarsi, affrancato da Bearevic che continua a portarlo a spasso. Comunque si ripartirà dai 9 metri. Sarà una bella sfida lì sui 6 metri. I chili ci sono, esatto. Tra Robel, Suid, Oesling e Bearevic, sì, sicuramente sono 4 lottatori. De Giorgio, poi il cantore quasi anticipa Nelson, che poi entra e realizza la rete del pari. Si sblocca dopo 6 minuti anche il Conversano. Poi la perde veramente Oesling sulla ripartenza. De Giorgio va tutto da solo. Nel giro di 5 secondi praticamente il Conversano la ribalta. Errore grave questo da parte di Oesling che non riesce a bloccare la ripartenza veloce di Leban. Poi c'è il fallo commesso dall'altra parte
da Nelson, ritmi elevati. Che bell'inizio di match, sì. Antonio, perché è partita dura, ruvida, come giusto che sia un derby, ma allo stesso tempo veloce e con tanti spunti tecnici. Grossa ingenuità quella di Hosting in precedenza, quindi primo 1-2 da parte del Conversano del match. Comunque davvero un gran bell'inizio. Sì, tra l'altro se qualcosa c'è da imparare dai match europei è proprio quello di andare su ritmi più alti rispetto alla palamano italiana. Bielstam, Angiolini, Notarangelo forse, poi ancora De Gio, Bossamai che ruba palla, bravo Levan a neutralizzare la ripartenza rapida del Conversano, col Fasano che sta avendo un po' di difficoltà nei passaggi proprio, oltre che nell'andare alla conclusione. Un buon momento per gli ospiti. Sì, diversi errori tattici è vero da parte del Fasano proprio nella gestione del pallone in attacco. Credo anche meriti da parte dell'intensità difensiva del Conversano. Certamente. Però devo dire errori che non vediamo spesso da parte della squadra fasanese, soprattutto qui in casa. Robert Nelson, bella la palla per Suid che tocca anche a terra col capo, c'è da fermare il cronometro perché quando c'è un infortunio al capo non si transige ovviamente da queste situazioni, è inutile anche protestare, sì. Che è molto pericoloso, indubbiamente bisogna intervenire all'istante. Approfittiamo di questi momenti di gioco fermo per parlare anche dei tanti cambiamenti che il Conversano ha vissuto in estate, no? Con gli addii importanti di Capitan Giannottolo che è qui in tribuna, di Demis Radovicic, ma anche di Saitta, di Moretti, di Abdullah Malovic, comunque elementi importanti che hanno dato tanto al Conversano negli ultimi due scudetti, negli ultimi due campionati vittoriosi. Sono giunti elementi altrettanto validi, ma comunque per amalgamarsi al 100% ci vuole tempo. Cosa ne pensi? Esatto, hai fatto una disamina completa, tanti elementi nuovi, da non sottovalutare le diverse nazionalità anche di alcuni giocatori, meccanismi di gioco per certi versi complessi da parte di mister Tarafino hanno dato vita a questo inizio un po', diciamo, blando da parte della squadra di casa, che devo dire è stata anche un po' sfortunata nel calendario iniziale, sì. Con tanti impegni di altissima classifica, anche l'avversario di Coppa era veramente ostico, quindi questo hanno consentito una partenza, diciamo, soft da parte del Conversano. Conversano che tanto è ripreso il gioco, per fortuna nulla di grave per Swind. Conversano che continua a difendere molto bene. Notarangelo, palla Osic, ancora difficoltà nel bloccare il pallone. E infatti da ripetere fuori area perché proprio il fallo è stato di piedi. Si ha un'altra ingenuità, proprio dato l'idea di che gli sfuggisse la palla dalle mani del giocatore, quindi nonostante avesse molto spazio, ancora un'ulteriore palla persa da parte del giocatore del Fasano. Intanto sono giunti anche i sostenitori della curva del Conversano, i figli del Conte, che hanno sempre seguito ovunque la formazione conversanese. Entra proprio col Conversano in attacco con De Giorgio, che serve Nelson che conclude libero la marcatura ma non riesce a chiudere il polso all'ultimo momento, quindi conclusione alta. Notarangelo, problemi nel controllo non tanto della palla quanto nel mantenersi in piedi. Notarangelo e Hosting, che ne parlavamo a microfoni spenti nella gara, non si sono allenati negli ultimi due giorni per dei malanni stagionali, ma anche il Conversano ha dei problemi in merito. Sì, il Conversano, diciamo, deve sicuramente, non saranno della partita Lupo e Di Giandomenico, Marrocchi un po' acciaccato, vedremo se ci sarà spazio nel corso del match, però squadre un po' incerottate in questa fase, tra l'altro densa di eventi per entrambe le squadre. Tanto cade Suid con Bearic che viene ammonito, anzi non è Suid ma Sciorci, il pivot entrato al posto di Suid, che sta ancora riprendendosi dalla giocata, dalla situazione precedente. Bearic viene ammonito per questo contatto duro. De Giorgio, Sciorci, Nelson, De Giorgio, Robel, De Giorgio, Nelson, Robel, esce Notarangelo per contrastarlo, Nelson, De Giorgio,
sposta da destra a sinistra, questa volta non è preciso il passaggio di Iniesta, però Iachemet riesce a guadagnare una sfera sporca, no? Che ha danzato tra qualche rimpallo lì a limite dell'area. Sì, sì, palla sporca, forse toccata anche da qualche piede, non so onestamente da parte di chi. Azione, però non si sa come sì. È arrivata tra le mani di Achemet, che devo dire è stato lucidissimo. È stato molto lucido anche a non affrettarsi nella, nella esatto. tentazione di prendere la palla quando ancora è nell'aria, è forte. Lui ha aspettato che uscisse lentamente la sfera e poi ha guadagnato i metri necessari a battere leva. Naturalmente Osling, primo tiro pulito, e anche la Junior dopo 8 minuti di impasse riesce a tornare a muovere la propria sì, proprio score. Ancora un vantaggio tra Osling e Possamai. Osling probabilmente finirà 2 minuti a riposo, accetta, chiede scusa, devo dire, molto sportivamente. Sì, dicevi bene, si è sbloccato dopo qualche minuto il Fasano, tra l'altro sull'asse che è stata provata più volte tra Jarlstam e Osling, questa volta invece ha ribadito in rete, quindi ha accorciato il gap tra le due squadre. Però neanche il tempo di segnare Osling è finito in punizione per questo placcaggio vistoso. Mi sta per ripartire con Sciorci, che era da Nelson, poi a Robert De Giorgio. Nelson, Nelson, Robert scivola malamente, Robert, passaggio illuminato di De Giorgio per Iachemet, che trova la rete, morbido sul primo palo. Rischioso questo passaggio, però efficace. Sì, rischioso, in precedenza scivolato probabilmente ancora sull'umidità del contatto Osling Possamai, però ancora una volta una palla non pulitissima. Iachemet bravo a ribadire in rete. Iachemet al suo primo derby pugliese, quindi uno dei volti nuovi proprio della esatto. formazione varese. Un'altra identità molto pesante per lui del Conversano. Sì, Cantore anche qui non efficace il primo controllo. Iersam, Angiolini prova da solo, porta libera per il Fasano ovviamente per sopperire all'assenza di Osling, con Corcione che è in attacco come pivot. Angiolini, ancora un errore, questa volta graziata da Junior dall'ennesimo passaggio sbagliato. Soffrendo molto l'aggressività difensiva del Conversano, la squadra di casa, devo dire. Vedi, adesso Angiolini non sa chi passarla. Corcione riesce a dire, ma bravissimo Di Caro a negargli il gol. Sì, Fasano che è prima di un tiratore, evidente in queste situazioni, quando si difende molto bene sui 6 metri e non sei un tiratore da fuori. Sì, devo dire però che era stato bravo a trovare il proprio pivot, anche che si muoveva bene sulla linea di 6 metri, altrettanto bravo Di Caro a negare la gioia del gol a sì, Corcione. Col piede sinistro, spostato in tempo, Robert, ancora servito Iachemet, e rende ancora Iachemet, proprio mentre Osling tornava, e dopo 13 minuti è già più 4, conversando con Fabio che chiama time out. Un po' la verve del Conversano che è partito molto bene a prescindere dal break di 4 reti, bene l'aggressività, l'intensità difensiva, anche bene l'attacco, quindi vuole subito bloccare questo mini break da parte della squadra ospite, mister Fovio. Ci fermiamo qualche istante anche noi. Conversano, questo time out
che dal Fasano. Fasano subito è rientrato in campo dopo 20 secondi dal time out, invece ha sfruttato il minuto intero da Rapino per continuare a incentivare i suoi a far sempre meglio. Ottimo il avvio del Conversano dopo i primi 5 minuti. Sì, credo fosse proprio la dimostrazione che l'obiettivo di Fabio fosse più interrompere il momento di positivo da parte del Conversano che quello di dare vere e proprie indicazioni tecnico-tattiche. Vedremo adesso se saranno state recepite, sarà stato un po' acquisito l'intento da parte del Fasano. Ora Jensen forza una conclusione, la para Di Caro, ma ancora possesso palla Junior. Angiolini, Jensen, Sperti, rete di Sperti sul primo palo. Di Caro era andata al centro e sul primo ha passato Sperti. Qua molto stretta la difesa del Conversano, troppo spazio per Sperti che se lo prende tutto. Bravo a guardare fino all'ultimo secondo Pasquale Di Caro, lo trafigge sul primo palo. Intanto Conversano che attacca con De Giorgio, Nelson. Ancora De Giorgio, Robel, Nelson, si alza il passivo, Nelson, De Giorgio, perde palla De Giorgio sulla pressione di Bearevic, Notarangelo, palla ancora Sperti, rete di Sperti. Contra break di 2-0 del Fasano che con un'ottima difesa riconquista palla, un po' pigro nel rientro il Conversano e ancora Sperti, due reti consecutive. Intanto due minuti per Bearevic per un fallo che forse aveva commesso Osling ai danni di Nelson che si era incuneato. Sì, Nelson quando vede spazio contro un difensore punta, perché molto spesso è in grado di superare, se non arriva l'aiuto immediato molto spesso si incorre in questa sanzione di due minuti. Di Bearevic è molto arrabbiato perché non avendo commesso lui il fallo è stato Osling che rischiava la seconda sanzione. Robel contro Levan, molto brutto il tentativo di Robel, oggettivamente parlando da dimenticare questa conclusione. Sì, diciamo tre conclusioni abbastanza da dimenticare da parte di Robel. La prima telefonata, questa proprio fuori da parte del giocatore polacco. Quindi bravo adesso il Fasano, deve essere bravo il Fasano adesso a cercare di limitare i danni in questa seconda inferiorità numerica. Angiolini, Notarangelo, Oslin, Notarangelo, io stanno Angiolini, Notarangelo, ancora io stanno che reagisce malamente alla quante volte li possa mai, fanno correre gli arbitri, un po' di nervosismo anche. Angiolini, Notarangelo, Angiolini, Osling, Jersam, Angiolini, Osling, rete di Osling. Jarsam come vede luce davanti a sé, spazio per il pivot, è bravissimo a servirlo, altrettanto bravo questa volta Osling a girarsi e colpire Pasquale Di Caro, quindi 1-0 in inferiorità numerica, rete molto pesante da parte del Fasano. Sì, tra l'altro ora si cambia il pallone che era scivoloso. Perdonami se ogni tanto non ti sento, ma c'è no. Un frastuono assurdo. Diciamo la palestra è piccola e anche a livello di suono complicata da gestire, diciamo. Riparte ora il cronometro con Marroci che fa il suo esordio in questo derby, non è il suo primo ma l'ultimo, è stato giocato un decennio fa probabilmente. Robel ancora male Robel. Si vede che vuole dimostrare di essere in partita, ma proprio non riesce a trovare
le misure della porta. Adesso non deve ostinarsi con il tiro, ma deve cercare di acquisire fiducia con il tempo. Buon per il Fasano che dopo la rete realizzata riesce a tenere la porta inviolata in inferiorità numerica. Sì, è decisamente frettoloso il tentativo di Robel, che sì, aveva spazio perché non era contrastato al tiro, però certamente poteva far meglio. Tanto Donnarangelo, Jürgensen. Bravo, è palleggio e break di 4-0 del Fasano, nonostante ripresa numerica. Buon momento della Juve, questo time out ha funzionato. Esatto, ha funzionato. D'altronde Vito Fabio, da allenatore no, ma da giocatore ne ha molta di esperienza, sapeva che era il momento per interrompere l'azione del Conversano. Tra l'altro ottimizzato al massimo anche l'inferiorità numerica, chiusa con un break di 2-0, quindi meglio non poteva andare questa fase per il Fasano. Marrochi, tanto fuori in attacco di Robel ancora una volta, anzi Sweet questa volta, la Sweet a spingere Angiolini in maniera troppo vistosa, non potevano far diversamente gli arbitri in questa circostanza. Lo stesso Sweet ha chiesto scusa, non è riuscito forse a fermare l'incendere, no, del movimento. Sì, i chili sono tanti come dicevi tu, se si arriva anche con molta intensità è difficile fermarsi. Tanto ancora Jensa prova il passaggio per Hosting, non riesce a bloccare. Hosting non è nelle mie condizioni. Sta venendo Marroci dall'altra parte per Possamai. Marroci finge il tiro, poi si ferma, ragiona, è tornato Bearevic, quindi è riuscita a non subire reti, anzi a farne due la Junior in inferiorità numerica. Quindi Marroci dall'altra parte, De Giorgio, Possamai. Ancora scambiano lontano dalla linea, dall'area blu. Marroci fermato da Hosting, trattenuto, ed è Sweet. De Giorgio ancora braccio e passivo alzato. Marroci piroetta, passaggio a Sweet che trova 7 metri per la segnalazione, per lo spostamento di Angiolini. Kopearic che ha qualcosa in accantone, che non ha chiuso lo spazio ai media provvidenziali. Sì, si vedeva da due o tre azioni che Marrochi voleva puntare l'uno contro uno, non tanto per la sua conclusione quanto per lo scarico al pivot. Alla terza, diciamo, opportunità ce l'ha fatta, poi bravissimo Suida a prendersi lo spazio e a conquistare il 7 metri. Conferma la sua ottima serata fino al prossimo momento con Robert, che era stato messo a riposare un po', potremmo dire quasi in punizione alla fine. Infatti anche in difesa spazio per Branch, per Thomas Branch, arrivato da Leppan, altro arrivo estivo. Angiolini, Angiolini con la palla a Hosting che trova a soli 7 metri, e Branch che torna subito in panchina per 2 minuti. Forse un po' freddo si è visto anche in questo caso, molto plateale il fallo su Hosting, che devo dire aveva già tirato, quindi probabilmente ci va lasciato lì. Anche un po' ingenuo Branch, però 7 metri e 2 minuti corretti da parte degli arbitri. Sì, finora ottimo approccio dei due arbitri di un derby che comunque è sempre una partita molto sentita. Lo sentite anche sicuramente dal ritorno dei nostri microfoni. Tra Jerstam contro Emiliano Alfarano, che è entrato al posto di Caro. Senza vinte, dritto per dritto Jerstam. Nuova parità. Eh sì, adesso frangente particolare perché le due squadre entrambe in inferiorità numerica, quindi vedremo. Ma Junior è tornato bene, okay, sì. Quindi adesso superiorità da parte del Fasano, vedremo questo attacco con l'extra player da parte del Conversano. E time out anche per Tarafino. Breve pausa per noi.
tutto pronto per ripartire. Con Conversano ovviamente in attacco. Sì, ancora fiducia per Vrabel, vedevo, quindi mister Sarafino lo vuole tenere in partita anche perché la partita è lunga, quindi sa che ha bisogno del suo straniero nel corso del match. Vedo doppia di Nelson, anche qui è evidente, diciamo, evidente la difficoltà nel controllare la sfera, anche non è da Nelson questa situazione. Gli errori tecnici fanno parte comunque di questo tipo di gare, molto sentite, quindi la palla è più pesante del peso regolamentare, anche se non è bagnata lo diventa. Angiolini, Cotarangio, la spazio, porta di vantaggio la Junior. Dopo il primo vantaggio, 1-0 iniziale, torna al 21esimo, quindi 20 minuti dopo in pratica, la Junior avanti. Brava il Fasano a non scomporsi sul 6-2, ma dopo il time out rientrata a macinare il gioco, ottima difesa, belle ripartenze, adesso si riporta subito in vantaggio. Nelson, Robel, Marrochi, Robel, Marrochi, ora prova a velocizzare, come sono Robel, ancora la parata di Lehmann, questa volta era un po' migliore, perlomeno nello specchio. Ma Lehmann, che si era tuffato dall'altra parte, era stato anche un po' fortunato a toccarla col piede, rimasto al centro. Sì, qua combinazione ottima del Conversani in attacco, sfortunato solo al tiro, invece replay dell'azione precedente del Fasano, sì, che sfrutta alla grandissima la superiorità numerica. Sì, in questo caso c'è un errore di pensiero del Conversano che magari la prima volta ci sta, ma la seconda volta quello spazio lì piuttosto all'ala, non al terzino. Eh sì, sì, si è fatta ingolosire dal lato sinistro, è bravissimo Notarangelo a prendersi tutto lo spazio ed infilarsi molto bene. Marrucci, Notarangelo aggressivo su Possamai, che comunque riesce a tenere il possesso palla. Marrucci punta Ossing, lo salta, servito adesso, molto bravo, 7 metri, la difesa in aria evidentissima da parte di Cantore, era un metro dentro. Sì, giocata molto semplice del Conversano, uno contro uno che smarca Nelson, che con l'ottimo timing si inserisce qua in ritardo, corretto il 7 metri anche questa volta per il Conversano. Jakemet contro Lehmann, paio di finte e rete di Jakemet, che è alla quarta, se no la quinta di serata. 3 dall'ala, 2 rigori. Sì. Veramente brava l'ala triestina a entrare col sangue freddo. Sì, sì, di mezzo corona, e mezzo ci tiene corona, molto, sì. Ci tiene molto. E giocava a Trieste l'anno scorso, era Pressano e sì. Merano, esperienza okay. Pressano e Merano. Sì. Devo dire freddissimo, ricordiamo che lui è un 2002, quindi ha 20 anni. Ha tanta esperienza ancora da fare, diciamo. Però ottimo l'approccio. Angiolini, Notarangelo, bravo ancora una volta Jakemet a intercettare il passaggio per Sperti. Ora passivo anche per il Fasano con Iostro, che finta il tiro. Angiolini prova a puntare Robel, che lo blocca bene, 9 metri, col Fasano che deve accelerare per evitare il cambio di possesso palla. Angiolini prova il colpo da biliardo al lato, e quindi Conversano può attaccare ora per il pareggio. Sì, ancora una volta difesa questa ottima del Conversano, con una simil 5-1 con Pablo Marrocchi a disturbare all'esterno, ha portato prima l'azione del Fasano al passivo. In extremis devo dire anche un bel tiro da parte di Angiolini, pochi centimetri alla destra di Vicaro. Mentre abbiamo visto qui la nostra postazione improvvisata, Fabio categorizzare, io e Stam, devi tirare tu. Nelson, bravo Possamai, fermato da Angiolini. Qua entrambi, diciamo, abbastanza duri nell'intervento, Possamai un po' con il gomito, Angiolini con la trattenuta, hanno rischiato entrambi, più Angiolini che difendeva in certa circostanza.
poteva anche ricevere la sospensione temporanea, scusa, temporanea, forse l'arbitro ha valutato anche lo sbracciarsi da parte di Passamani. Sì, devo dire che mentre in precedenza era più evidente, questa volta ci sta il non dare il due minuti, perché anche Passamani si è destreggiato, quindi a mio avviso decisione corretta dei direttori di gara. Nelson Passamani, Nelson Marrocchi, Passamani Marrocchi, bravo Beharević a recettare la sfera, poi c'è stata l'invasione dello stesso Beharević, quindi possesso palla, anzi credo un piede sia stato, sì, un piede, sì, di Beharević, quindi dai 9 metri ripartirà ancora il Conversano. Passamani, palla all'apposta, non efficace, conclusione scomposta di Paoloni, primo tiro per lui, forse non aveva abbastanza spazio, Angiolini, stampa, bravo e lucido nel trovare il pallonetto dopo aver simulato la conclusione di forza. No, Beric subito aggressivo qui a portare fuori dal campo Marrucci, che si abbraccia con la foto. Poi c'è la simulazione, forse, anzi, lo sgambetto di Spera. No, ha allargato la gamba destra, sì. Bravo l'arbitro a vederla perché... Sì, ma l'ha anche simulata adesso. No, abbiamo visto, era uno sgambetto e poi cadere indietro, quasi una simulazione di sfondo, diciamo. Pugliese è pronto a entrare nel prossimo attacco. In precedenza ancora una volta da parte del Fasano sfruttata molto bene il fronte sinistro per liberare la parte destra. Due volte Notarangio, adesso Jarsan, bravi ad inserirsi. Trovano troppo spazio da quella parte, 3 su 3 in questo tipo di giocata. Sì, deve rivedere la difesa a sinistra, dalla fine dell'intervallo mancano 4 minuti e 23 secondi praticamente. Ultimi spunti di questo primo tempo, e vedere la Junior sul più 2 dopo essere stata sotto di 4 reti. Marrocchi, ora palla a Jakemet che sbaglia il primo tiro con la virgola, che trova pronto Lehmann. Qui lo scalare era stato perfetto, peccato per il Conversano, buon per il Fasano. Sì, ho giocata ottima, però nel tiro si sentiva questa girella. Bravo Lehmann a ingolosire, ad attrarre questo tipo di tiro, ma poi chiudere. E quindi adesso il Fasano attacca per il più 3. Sì, ferita numerica comunque per il Fasano, con lo scalare che è l'arma perfetta quando si supera la numerica, no? La più scolastica, ma quella sempre più efficace. Riparte il cronometro con Jerstam. Pugliese quindi è entrato in campo al posto di Lehmann. Jerstam, Notarangelo, punta Marrocchi, Angiolini, Nelson lo blocca finendo anche giù. Molto bello vedere anche i duelli individuali che si c'è adesso, Jarstam, Marrocchi, Nelson, Angiolini, si sono quasi creati delle coppie, che è bello vedere come l'attaccante cerca di prevalere sul difensore. Bravo Angiolini a liberarsi alla conclusione, meno efficace però al tiro, dall'altra parte Cantone, bravo a intercettare, poi si getta sulla sfera Paoloni, dall'altra parte guarda Marrocchi. E gioco fermo con Trespidi, che ha qualcosa da dire a Jönstam. Ammonito Jönstam per protesta. Molto severo Trespidi nella circostanza che Jönstam stava parlando con Notarangelo, ce l'aveva col suo compagno di squadra, pensava forse l'avesse con l'arbitro. Avrà sentito il commissario di campo qualche parola non ripetibile, sì. E quindi giallo al giocatore in panchina, tra l'altro. Sì. No, curioso, perché non era destinato all'arbitro, però a confusione la direzione era quella, perché alle spalle di Notarangelo c'era l'arbitro e quindi ha pensato forse fosse un insulto al direttore di campo. D'altra parte Nelson, palla a Paoloni che questa volta è efficace nel battere Lehmann, anche perché era caduto per terra Cantore,
scivolando probabilmente sulla piazza sudore provocata dal parapiglia di poc'anzi. Si era creato tanto spazio lì sul fronte destro. Cantone si è buttato un po' a peso morto e non è riuscito a recuperare palla. Dritto per dritto il tiro di Paoloni, questa volta diciamo senza inventarsi nulla di particolare, però efficace rispetto al pallonetto precedente. Matarangelo ancora passa al centro, Angiolini bravissimo di caro, poi Osling non riesce a guardare la sera perché Nelson è più lesso di lui. Del Giorgio parte da solo ed è 7 metri. Qui ha rischiato anche qualcosa in più la Juve. Resta a terra anche De Giorgio è molto bravo in velocità, ma anche a giocare quasi al limite dei quattro passi a volte, no? È sempre bravo a giocare al limite. È vero, anche molto coraggioso in questo caso, perché c'erano tre uomini, forse era più facile scalare a Paoloni che gli correva accanto, invece ha visto un po' di luce, si sentiva quello spazio. Ma anche poi... perché avrebbe sicuramente nel 99% delle situazioni c'è anche il respiro temporale. Intanto c'è il secondo 7 metri, invece si riparte dei 9. Deve essere indicato la linea dei 7 metri. Sì, anch'io avevo sentito, probabilmente avevamo visto male. In quel caso sarebbe stato più automatico il discorso dell'esclusione. Invece si parte dai 9, si è partiti dai 9 con tutti gli uomini in campo. Possa mai Nelson, Marroci, possa mai Nelson, ancora buona difesa della Junior, possa mai riesce ad anticipare Angiolini e a impattare, quindi parziale 2-0 del Conversano. Angiolini, salta Marroci, ora anche qui rischia il 7 metri, era in aria. 7 metri, era chiaramente era in aria, difesa in aria. Sì. Era in aria. Era chiaramente difesa in aria. Matarangelo, Yersam, Angiolini, Yersam. Bravissimo Angiolini a sfruttare anche Nelson come perno. Poi l'altra volta De Giorgio assolta molto bravo, questa volta la scarica a Paoloni che non trova la porta da buona posizione, questo è un brutto errore. Bella ripartenza da parte del Conversano in questa rimessa veloce, non sfruttato da Paoloni, era stato bravo questa volta De Giorgio a tirare su di sé molti giocatori avversari, però nulla di fatto, quindi ultima palla in mano al Fasano. In 4 secondi, andrà a tiro subito. Osling ci prova lui, ma c'è da ripartire, quindi tiro franco, come la trasmissione che è curata proprio dall'ufficio stampa del Conversano, con ospiti preziosi ogni martedì sera in diretta non solo da Conversano ma tutto il panorama italiano della pallamano. Vediamo Yerestam contro Di Caro. Conclusione fuori, primo tempo che termina quindi sul più 1 Junior, 11-10 il parziale. Partita bella, partiamo da questo, dove le difese sicuramente stanno prevalendo sugli attacchi, squadre che si conoscono bene, lo si nota in molti tipi di combinazione. Inizio forse un po' meglio da parte del Conversano, poi rientro del Fasano, ma è una partita tutta da vivere ancora. Sì, ci sentiamo dopo l'intervallo.
Lasciati sorprendere dalla vita. Affrontala senza risparmiarti nulla. Anche quando ti mette alla prova. E se qualcosa dovesse andare storto, Allianz non ti lascerà mai solo. Perché Allianz mantiene sempre le promesse. Grazie a prodotti che non riservano brutte sorprese. E agenti che restano accanto a te, soprattutto nel momento della verità. Allianz, insieme dalla A alla Z. Pronti a ripartire dalla palestra Zizi con le due squadre che sono pronte in campo. Anche gli arbitri sono qui sotto la nostra postazione. Le due tifoserie hanno già ripreso a incitare le due squadre. Si ripartiva dall'11-10, hai realizzato tu al termine del primo tempo l'andamento, un avvio sicuramente di marca ospite col 6-2 di più 4 massimo vantaggio. Poi c'è stata un contro back junior che
è stata sul più 2 in 3-4 circostanze, con un finale primo tempo, quel più 1 che forse ha contento un po' tutti in questo andamento. Sì, direi che il punteggio rispecchia un po' l'andamento del match. Questo tipo di gare è sempre complesso avere degli allunghi, si gioca sempre nel margine delle due o tre reti e poi si gioca negli ultimi 10 minuti. Credo che anche quest'oggi vedremo lo stesso trend di match, ancora altri 10-15 minuti equilibrati e poi nell'ultimo quarto di match un po' si andrà delineando. Fasano devo dire che sta giocando bene sulle sue combinazioni fondamentali, le giocate con Notarangelo, con Bersano che sta un po' mancando sui terzini, quindi la linea dei 9 metri, vedremo cosa ci riserverà questo secondo tempo. Si riparte praticamente dagli stessi uomini che hanno vissuto il primo tempo, con poco spazio ai cambi da ambe due inizier, anche per ragioni annunciate prima, no? Di assenze, con il Conversano che rinuncia a Lupo e a Di Giandomenico e Marrucci che sta giocando pur non essendo al 100%, così come non sono al 100% siano D'Arangelo che Ostrich nelle fila della Junior. Seguiamo questo attacco ora non in diretta con Sweet, spinto Pearic in maniera anche scorretta forse, del Giorgio Robel che si sblocca in questo inizio di ripresa. Apprezzare il coraggio da parte di Vrobel che veniva da un primo tempo molto negativo, però subito con coraggio appunto si è preso questa prima rete, non un tiro eccezionale devo dire la verità, forse poteva fare qualcosina di più Laban, se non altro sblocca il suo tabellino Vrobel. Diersam, Angiolini, Notarangelo, Angiolini, Diersam, Cantore taglia dall'altra parte a cercare di aprire la difesa del Conversano, palla ad Angiolini che conclude bene, c'è una deviazione da parte di Possamai che viene vista anche dall'arbitro, quindi si ripartiva dall'angolo con Cantore che la rimette in gioco. Jönstam, Angiolini palleggia, poi il servizio non propriamente voluto per Cantore ma efficace, trova anche Cantore, è lucido nel segnale questo 12-1. Sì, un po' simile all'azione del primo tempo, una palla sporca arrivata tra le mani di Hakemet nel primo tempo, questa volta nelle mani di Cantore, bravo, lucido, a trafiggere per la prima volta anche lui Pasquale Di Caro. Nelson, De Giorgio, Schwind esce nella linea dei 6 metri, De Giorgio, Nelson, De Giorgio, qui aveva perso male, De Giorgio era scivolato, ma c'è il fallo con De Giorgio ancora che supera Ostrich, fallosamente Ostrich, quindi ancora 9 metri per il Conversano, si alza il braccio del passivo Nelson, Robel ancora bravo nello scavalcare il diretto avversario nel battere, questa volta in maniera più bella anche Levan. Notarangelo, sì. Angiolini prova a seguire Notarangelo, in qualche maniera ci riesce, poi pallonetto sporco ma efficace, due azioni belle entrambe le squadre. Antonio, belle azioni, bel tiro da parte di Vrobel, 2 su 2 in questo inizio di secondo tempo, altrettanto bella la conclusione da parte di Notarangelo. Si percepisce come entrambe le squadre facciano veramente tanta fatica nel segnare, è necessario inventarsi sempre qualcosa di nuovo. Adesso il contromovimento a favorire il servizio a Paoloni, efficace dall'ala, anche lui torna al gol, 13 pari. E adesso 5-1 con Possamai in posizione di centroavanti, quindi novità tattica da parte di Tarafino. Sì, Angiolini, fallo commesso da Cantore in attacco su Possamai, con questa tattica di cambiare sempre il centroavanti si risparmiano anche energie, Antonio, no? È molto faticoso fare questo ruolo. È fondamentale il giocare tutte, con tutte le energie, quindi anche le rotazioni tra qualche minuto saranno fondamentali, perché tenere questo livello di tensione agonistica, di intensità difensiva e offensiva non è mai facile, quindi sarà anche importante avere delle rotazioni.
devo dire che entrambi gli allenatori, nonostante le varie defezioni, stanno provando anche a far riposare al massimo delle proprie possibilità i giocatori. Tanto si sta per ripartire dopo aver assicurato il parquet Nelson, quindi il Conversano ha la possibilità di tornare in vantaggio. Nelson, Robel, Sweet, De Giorgio, serie di incroci. Nelson, palleggio non efficacissimo, però la palla finisce la stessa De Giorgio. Ora braccio alzato con tentativo telefonato di Robel, che aveva qualche passaggio in più da fare prima del passivo. Sì, sì, si poteva rischiare di andare oltre, non era l'ultimo passaggio, però ancora bella difesa da parte del Fasano, che costringe il Conversano al gioco passivo. Naturalmente poi sotto passivo ci si deve inventare qualcosa. Questa volta non è andata bene il Conversano. Angiolini, Dierestam, Angiolini, bravo Angiolini, bravissimo anche Di Caro a restare in piedi, ad aprire le ali e a legare la rete a Angiolini. Dall'altra parte Robel, finta il passaggio a Jankovic, trova la sua terza rete. Bravo anche questa volta Robel, Angiolini, Dierestam fermato molto bene da Jankovic, da Pauloni. Bella parata in precedenza di Di Caro, che gioca praticamente sui 2,5 metri, 3 metri, molto fuori. Guarda, difesa in aria di Mossamai. Adesso difesa in aria, corretto, il 7 metri in favore del Fasano. Alcune volte si gioca veramente in maniera molto veloce, ma ribadisco, Antonio, veramente davvero una bella partita. Dovessimo fare il live ticker europeo, saremmo indietro. Ecco, molto complicato, molto complicato. Dierestam contro Di Caro, rete di Di Caro, di Dierestam che incrocia, c'è il pari dopo 6 minuti la ripresa. Veramente difficile pronosticare chi avrà la meglio tra le due squadre. De Giorgio, Jankovic, Robel, Nelson, De Giorgio, Nelson, ancora bravo Robel, che possiamo dire che si è sbloccato decisamente in questo secondo tempo. Si è sbloccato ancora una volta, tiro incrociato, forse Levan poteva partire con un frangente di vantaggio, però devo dire il tiro era veramente secco e preciso. Terza rete su 4 conclusioni in 7 minuti, direi che si è sbloccato Robel. Mentre vediamo al posto di Notarangelo Pugliese in attacco per la Julio, che si vorrebbe 7 metri, ancora Sciorci questa volta in basso l'aria. Per recuperare la posizione ha dovuto tagliare da dentro l'aria, quindi ancora una volta 7 metri corretto, combinato da parte della coppia arbitrale. C'è stata anche una spinta di De Giorgio su Sperti, con gli arbitri che hanno visto hanno dato il vantaggio nella circostanza. Ora nuovamente Alfarano che proverà a fermare Dierestam. Ed è bravissimo il giovane portiere biancoverde nel rimanere lucido e nel esaltare i propri tifosi. Questa è una parata che non nasce oggi, te lo svelo Antonio, nasce negli allenamenti, un ragazzo che si allena veramente molto bene seguendo la squadra appunto ospite, te lo confermo. Tra l'altro in maniera speculare, non so se ricordi, in finale Scudetto l'anno scorso aveva ancora parato un 7 metri a parte di Jarstam, si ripete quest'oggi. Tanto abbiamo visto ancora un tiro incrociato di Robert, questa volta Levan anticipato ed è andato a parlare tanto di controllo complicatissimo a Julio, poi tutti non riescono a pareggiare, la palla finisce a Jankovic dall'altra parte, che porta sul più 2 il Conversano. E c'è time out chiamato da Vito Fobio.
questa volta ha fermato prima la fuga del Conversano. Stavo notando la stessa cosa, qualche minuto prima rispetto al primo tempo e anche qualche rete di vantaggio prima, probabilmente teme ancora di più un break del Conversano mister Foglio. Vediamo se sortirà gli effetti positivi avuti nella prima frazione di gioco. Ovviamente nel secondo tempo le fughe possono essere più pericolose, per ovvie ragioni cronometriche. Riparte ancora il cronometro, quindi dopo il time out chiamato da dopo il secondo per lui del match, un altro slot in posizione, due quelli invece per Alessandro Tarafino. Angiolini, io restam. Notarangelo fuori, il tiro da Notarangelo che aveva travolto anche Sciocci. Tarafino in voglia, la ripartenza veloce, Robert che invece si aspetta a fermare se c'era le conclusioni di Sciocci, che non riesce a respirare bene dopo il contatto di prima. Sì, forse si è fermato proprio per questo Robert, sì. Perché in effetti la ripartenza era... Si è girato proprio a guardare il sì. La ripartenza c'era, però si è voluto sincerare delle condizioni del suo compagno di squadra. Qui una sfida interessante quella tra Sciocci e Notarangelo, due millennials, generazione d'oro diciamo della new age italiana. Questa volta alla meglio Giampaolo Sciocci. Ora due tentativi forzati da parte di Nelson, il primo interrimpollo, poi il secondo no, Gianni con tutta la sola, era una rete bellissima nonostante il tentativo doppio di ostacolo a parte la difesa del Conversano, che evocava anche forse un fallo in attacco, però più che altro ora si è fermi per lasciare il parquet. Bravo in equilibrio precario a Giannini a segnare, meno bravo forse Nelson prima a forzare per due volte il passaggio al pivot. Sì, a forzare anche forse prima, voleva uno sfondo che magari non c'era, quindi ha rischiato questo tipo di giocata. Bravissimo Angiolini, perché tra mille contatti comunque è riuscito a lasciare andare un lob che ha trafitto Di Caro e la partita è tutta là, tutta in equilibrio. Ribadisco, anche molto bella, molto gradevole da vedere e da commentare. Forza mai dall'altra parte Paoloni, De Giorgio, possa mai Robel, Sciocci è riuscito con un doppio controllo a recuperare la sfera, poi bravo Levan a parare. Io sto dall'altra parte, faccio un po' confusionaria. Angiolini fermato in maniera irruenta Sweet, ma regolare diciamo, sì regolare, non c'è stato è stato Notarangelo. Angiolini, c'è la palamano italiana anche questa, in Europa diciamo tendono a buttarti fuori con queste cose, non siamo molto abituati, però è oggettivamente è un contatto assolutamente nei canoni della regolarità. Angiolini, io restiamo con qualche difficoltà, palla Angiolini, si alza il braccio del passivo. Angiolini bellissimo a trovare un piccolo arco e al pareggiare per la Junior, 16 pari. Si è trovato uno spazio davvero invisibile, bravissimo Angiolini a trovare questo spazio lì tra le gambe della difesa del Conversano e riporta tutto in parità. Vedevo Suide che si lamentava ancora del contatto precedente, però devo dire che gli arbitri quando vedono il giocatore che tira libero solitamente non fischiano i falli, piuttosto puniscono nei due minuti eventualmente. Doppia, prima la parata, poi prima la traversa, poi la parata. Angiolini nel terzo tentativo la blocca e Junior che è in fase positiva, ancora un altro time out efficace, quello di Povio, che spezza il fiato dell'entusiasmo del Conversano. Quando si dice che l'allenatore Conte in questo caso ha stoppato nel primo e nel secondo tempo due volte, ha sortito gli effetti sperati per la propria squadra, adesso attacca nuovamente per il vantaggio del Fasano. Bravo Marroce a sporcare il passaggio da Jerstam a Notarangelo. Jerstam, Notarangelo, Angiolini va a cercare uno spazio
in cui c'è poca luce. Marroni bravo ancora una volta a fermare insieme a Sweet, poi Yelstam, Notarangelo, Angiolini, bravo ancora, possa mai questa volta, rischia il sensore di passivo la Junior, che si vedrà adesso alzarsi il braccio, infatti Yelstam, Notarangelo in Eret, forse in vantaggio, una finta e poi un bel tiro. Notarangelo che non è al 100% ma sta dando volte, questa volta è Terrafino che interrompe l'inerzia del match. Ancora una pausa per lui. Contro time out da parte del Conversano, che con Terrafino, che anche un po' con una gara a scacchi, prova a rispondere al time out precedente di Fovio, che aveva interrotto la verve positiva a sua volta della squadra ospite. Vediamo che se anche questo gioco un po' mentale tra i due allenatori questa volta sortirà l'effetto positivo per la squadra ospite. Riparte ora il cronometro, 12 minuti e 30 secondi, quindi stiamo avvicinando all'ultimo quarto di gara. Robel, Suede, possa mai, Marroni, possa mai, poi Messina appena entrato in campo, ferma, possa mai, conclusione spoccata dal muro di Marroni, Leban blocco facilmente De Angiolini, che quindi si riversa, lo mette in attacco con Notarangelo, che si guadagna un 7 metri e forse anche la squadra numerica, con Marroci che va in palca punita, Marroci che ha spinto prima probabilmente. Sì, la forza di Notarangelo è quella di fare questo tipo di giocata, ma lo fa con una intensità, con una cattiveria, con la voglia che il giocatore avversario o pone la stessa voglia oppure rischia di incorrere in sanzioni. Questa volta è toccato a Pablo Marroni. Sì, un po' come De Giorgio, è bravo a giocare sui tre passi estremi, così Notarangelo è bravo a giocare sul tempismo, no? A rubare il tempo al difensore, e quindi poi o lo lasci andare o rischi situazioni come questa. C'è da asciugare l'area dei 6 metri con Alfarano, che è rientrato nuovamente a sfidare. Io non cambio il tiratore tra le file della Julia. Questa tradizione si va un po' perdendo, no? Il tiratore che sbaglia i 7 metri poi non lo tira più, ora invece si tende a insistere. Vuol dire che ha fiducia Yalstam, diciamo, si è riassunto questa responsabilità. Sì, diciamo, era una regola non scritta quasi, no? E Yalstam fa sul più 2, porta sul più 2 ai suoi, con Conversano che ora deve anche difendere con un uomo in meno, attaccare no, perché al posto di Alfarano c'è Nelson. Quindi porta di uomo di movimento, quindi porta libera per il Conversano. Devo dire che ancora una volta Alfarano si era mosso bene, aveva intuito, anticipato anche un po' il tiro di Alstam, questa volta però molto ben tirato da parte del giocatore svedese. Ha scelto la potenza. Possa mai, Nelson. Robel, Nelson. Possa mai, 7 metri per la difesa in aria di Sperti probabilmente. Qua reclamava uno sfondamento, però se svolto in aria, sì. Ricordiamo che se in aria naturalmente vince tra virgolette la sanzione, la presenza del giocatore, dal difensore in aria, quindi ancora una volta 7 metri giusto. Robert che prova di nuovo lui,
e Lehmann divisano mentre noi 0 su 2 esattamente per Robel, che alterna fasi positive a momenti invece più di appannamento. Devo dire che in questo tipo di gare molto equilibrate il ruolo del portiere è importante, quindi questo tipo di parate al termine potrebbe anche fare la differenza. Ieri stiamo dall'altra parte, Notarangelo, ancora i due se la scambiano con la palla che poi finisce a Sperti in maniera fortunosa, e c'è la rete di Sperti che spacca l'incrocio praticamente, quasi facendo sembrare di non averla segnata questa partita. Ancora una volta parla sporchissima, diciamo, dopo un contatto. C'è un passaggio sbagliato di Jöns, di fatto ad Osling. Angiolini non ci arriva, la palla piano piano arriva a Sperti. Questo forse è anche il discorso di voler ripartire velocemente tutti i corsi, che fa distrarre la difesa, si proietta in attacco e lascia gli spazi. Notarangelo ruba palla, c'è il vantaggio, Sperti contro Di Caro, rete di Sperti, 4-0 di Parziale Junior in un momento importante del match. E Tarantino di nuovo ricava i suoi con il presidente Peppino Roscino, che è incavolato Miro con i suoi ragazzi. Il Conversano, diciamo, questa fase nevralgica della partita la sta gestendo non bene, quindi time out ancora giusto. Antonio, già un momento decisivo del match in questa fase, perché adesso il Fasano proverà a correre, ma almeno a mantenere questo vantaggio. Il Conversano deve provare a rientrare subito nel match, perché comunque 4 reti a 14 minuti dal termine potrebbero diventare già un gap importante. Sì, ora bisogna vedere chi ha più fiato delle due, perché ovviamente i minuti finali tendono a diventare più lunghi. Possa mai Nelson, para Lehmann, Paoloni sulla respinta, De Giorgio, ancora Paoloni, De Giorgio, Nelson, Flavio Messina lo ferma sui 9 metri, resta a terra anche Nelson, interviene il medico, probabilmente nell'inerzia del contatto è stato anche un colpo alla fronte. Sì, scusami se mi sono mutolato, sì, no, ma non se la sta. Sì, si sta preoccupando la situazione, esatto. No, onestamente. Cioè si muove in ogni caso, il medico sta verificando tutti i segni. Per Flavio Messina in ritardo, un po' al VAR questi 2 minuti. Sì, non so che tipo di indicazione arriva dagli arbitri, però è necessario sincerarsi delle condizioni di Nelson in questa fase. Sì, diciamo, fino ad ora è indubbiamente ottimo l'arbitraggio, però questi 2 minuti che sanno un po' di review televisiva, forse il commissario, non sappiamo, perché comunque giunti dopo molto tempo, a meno che gli arbitri non abbiano prima preferito sincerarsi le condizioni di Nelson e poi con comodo dare la sanzione, l'esclusione, la sospensione temporanea. È una visione anche opportuna, prima la salute e poi il resto. Assolutamente, assolutamente. Thank you.
fasi veramente un po' concitate, devo dire la verità, perché il giocatore sembra estremamente dolorante, ora avrà la necessità di essere portato fuori a spalla. Sì, dovesse non rientrare in campo, la perde comunque importante. Assolutamente, quello sì, però ripetiamo, prima di tutto è necessario sincerarsi delle condizioni di salute del giocatore. Assolutamente sì, vediamo proprio gli sguardi preoccupati di Pasquale Giandomenico, di Jacopo Lupo, il capitano, con una felpa col numero uno. Comunque è legittima la preoccupazione, ovviamente. Si rialza pian piano. Che con il medico che invita a chiamare l'ambulanza. Scusate ovviamente i momenti di silenzio, siamo tutti oggettivamente preoccupati da questa situazione. Sì, soprattutto il gesto del medico che reclamava l'ambulanza non lascia presagire nulla di positivo. Continua a insistere proprio con questo. Quindi viene chiamata l'ambulanza da parte del fisioterapista, il dottor Polo Oscuro della Union Fasano, con il medico sociale. Quindi Nicola Gagucci, applausi da tutta la palestra in Zinzi ad accompagnare fuori dal campo Nelson. Sì, sottolineiamo gli applausi di tutto il pubblico. E te ne vediamo anche coach Terafino che ha qualcosa da dire a Fremo Messina. Sempre tu sì, leggiamo il labiale. Non ci è sembrato volontario di onestamente questa angolazione, no, però visto, non potevamo vedere bene, diciamo. Non me la sento di giudicare. Non anche però le proteste, il giocatore è veramente molto dolorante. Il colpo dolorante. È stato durissimo, il colpo è stato indubbiamente durissimo. Ripetiamo, dal vivo, in diretta, non ci è sembrato un intervento volontario, volontariamente duro da parte di Fremo Messina. Però evidentemente tra l'altro vediamo la moglie di Nelson visibilmente preoccupata, spalti. Anche Davide Di Maggio. Stavo sentendo il labiale del medico, però che ribadisce il giocatore non ha perso conoscenza. Sì. Abbiamo visto tra l'altro muoversi dal primo istante, sì, da questo punto di vista, però. Però obiettivamente una situazione da monitorare, credo che il giocatore verrà portato anche via in ambulanza. Ripartito intanto il cronometro, non è facile tornare in cronaca dopo questa situazione. De Giorgio, bravo Levan, ma che è salito in cattedra, sì, in questa fase, devo dire, sì, la verità, sì, perché qui è tutta una parata sua. Bravo, era stato bravo, bravissimo De Giorgio a liberarsi, però il tiro tra le gambe non è riuscito a colpire il giocatore, a colpire il Fasano, quindi adesso attacco importante per il Fasano che in inferiorità numerica può incrementare il proprio vantaggio. Io stamma Angiolini, nota arancio, sicuramente sarà fermato poi nuovamente il match quando dovranno intervenire i sanitari chiamati. Io stamma Angiolini, nota arancio. Angiolini deve andare al tiro da Junior che è sotto passivo già da almeno 4 passaggi. Infatti Sperti va lui, Sperti che non perdona. Tra l'altro un 3 su 3 in questa fase, il giocatore nativo di Conversano, sì, quindi una fase assolutamente positiva per da parte del Fasano, ma in particolare da parte di Sperti, sì. Adesso più 5, toccato il massimo, sì, vantaggio da, sì, parte del Fasano. Passare di 7 a 0 della Junior dal 14-16 al 21. Ora Hosting, lui a rubare palla, Angiolini ancora Sperti, contropiede contro Di Caro, ancora Sperti, 22-16, forse ora con Di Caro che rischia qualcosa perché lamentava il tiro troppo vicino alla testa. Ora il Conversano deve essere bravo a resistere anche al nervosismo dovuto alla situazione capitata a Nelson. Negativo, poi naturalmente l'episodio ha scosso un po' tutto l'ambiente, quindi è una fase delicata del match. Si riscaldano anche gli spazi di conseguenza. De Giorgio, Paoloni, Marroci,
poi esperti, questa volta in maniera dura, assolutamente dura, su Possa Mai. Possa Mai ancora, e Giorgio. Bravo Marrosi, ma straordinario Evan, una parata veramente bella. Questa con il piede destro, anche se Marrosi non aveva tirato benissimo, bene il movimento nell'anticipare la difesa, ma male il tiro. Non si vede, non si è in grande condizione anche Paolo. Si vede, probabilmente si conoscono i due che hanno giocato per un piccolo periodo a Siena insieme. Sì. Quindi magari in questo momento si è vista anche questa cosa. Comunque Conversano assolutamente in panne. Non ha altri time out mister Tarafino, perché altrimenti lo chiamerebbe ogni azione. Adesso deve provare a limitare i danni in questa fase. Palla ancora esperti da Angiolini, questa volta Di Caro, gli dice no. Però vediamo anche volti più tranquilli da parte della panchina del Conversano. Forse si fanno meno preoccupanti le condizioni di adesso, speriamo che vada tutto per il meglio. Sì, stavo vedendo se riuscivamo a prendere magari qualche parola anche per comunicarlo, sì, alla famiglia, insomma, agli amici a casa. Sì, comunque ci sentiamo di ribadire che è assolutamente insensi la sfida. Sì, sì, Paoloni. Robel. Possa Mai. Ancora Bravo Messina, che appena è rientrato dai due minuti se ne prende altri due. Qua devo dire bravo Possa Mai, perché al primo contatto si è caduto giù. Sì, gli arbitri, questi dalla situazione di precedenza, hanno detto questa volta li diamo subito, però adesso sinceramente non mi sentire sia molto corretto. Sì, ripeto, è stato Possa Mai scivolando, ha capito ormai che gli arbitri avranno, credo, il due minuti facile adesso, quindi si è, in maniera anche un po' astuta, si è preso questo due minuti, quindi altra superiorità da parte del Conversano. Sì, deve stare attento Fabio Messina, perché ha giocato in tutto 43 secondi di partita. Ha giocato più fuori che dentro. Però forse vedendo dal punto di vista antisportivo ha fatto fuori uno dei migliori dell'avversario. Ovviamente stiamo scherzando, sperando che vada tutto per il meglio per Jacob Nelson. D'altra parte Robert, Possa Mai scavalca Posting e poi Levan con la testa para. 7 metri però per la trattenuta c'era anche questa, sanzione, provvedimento giusto da parte del... Sì, non so bene il minuto, comunque sono 7-8 minuti che il Conversano non riesce a segnare. Sì, è arrivato parziale di 8-0 Junior praticamente. E anche tanti minuti senza realizzare. La sblocca Possa Mai. Meno 5 a 9 dal termine. Non è una distanza irrecuperabile. La Palamara ha visto imprese anche superiori a questo punto di vista. Potrebbe sfruttare al meglio questa superiorità numerica il Conversano. Il Fasano invece deve restare assolutamente lucido nel non farsi condizionare, appunto, e continuare a insistere con le manovre che hanno portato al parziale di 8 reti contro le 0 del Conversano. Vediamo Angiolini, nota Arangelo, rete di nota Arangelo, che poteva scalare l'Asperti, ha anticipato tutti. 23-17, sempre più 6 Junior. Sì, ancora una volta su questo fondamentale è bravissimo notare Angelo, ripeto, perché effettua un gesto tecnico non notevole, ma lo fa con cattiveria, intensità. Complimenti a lui, perché è veramente molto bravo. Mentre l'altra parte ho visto una bella rete di Robel in tiro effettato, una virgola, che lentamente si è spenta alle spalle di Levan. Rete numero 18 del Conversano, 23 quelle della Junior, che ora attacca con Jönstam. Cantone, ancora Jönstam. Angiolini, Angiolini perde malamente palla, De Giorgio la recupera, palla dall'altra parte a Jakemet. Mini break Conversano, 23-19. E il Conversano
Milano ci deve provare, perché mancano 8 minuti circa al termine. Un'eternità nella pallavolo. È un'eternità, quindi ha il dovere di crederci. Certo, è necessario qualche difesa adesso per magari portare. Intanto Gianni ti interrompo, ma c'è un gesto molto significativo per Gian Domenico che rassicura la moglie di Nelson, che è tutto ok. Nelson ora è seduto dall'altra parte. Vediamo la rete di Yersam. 24-19 Giulio. Angiolini, scusate, ma ero lì a guardare Nelson seduto. Sinceramente in questo momento mi importava più delle condizioni di Nelson, anche per la miseria che ha a casa. Fondamentale. Forza mai. Robel De Giorgio. Robel De Giorgio. Paoloni, rete molto bene, 2 minuti per Beharević. Qua bel taglio da parte di Paoloni, che ha visto spazio lì sulla linea di 6 metri, si è infilato, passaggio col timing giusto, bella azione offensiva da parte del Conversano. Vedevo Angiolini un po' piegato sulle ginocchia, probabilmente un piccolo problemino al ginocchio per lui, infatti non lo vedo rientrare in campo. Comunque la Juve che deve giocare con 2 uomini in meno, anche no, c'è Angiolini. Quindi è terminata la punizione di Fabio Messina. Quindi attacco appena uomini per la Junior, che lascia la porta sguarnita. Angiolini, Yersam. Notarangelo, Angiolini. Osling. Notarangelo, Yersam. Angiolini cerca l'azione rugbyistica andando a incunearsi, viene fermato Angiolini, scavalca Paoloni e tira male Paoloni nella circostanza, troppo facilmente superato, troppo facile, poi bravo, lucido anche Angiolini a prendersi il tiro, poco lucido invece dalla parte opposta possa mai, che con una fretta immotivata si prende, sì, questo tiro ha forzato in maniera inopportuna, oserei dire, no? La conclusione. 6 minuti al termine. Junior che attacca con 5 reti di vantaggio, uomo sempre in meno. Nell'andamento del match possiamo dire tranquillamente che il Conversano non ha mai sfruttato le ferite numeriche del Fasano. Antonio Angiolini, ancora Angiolini la schiena per Osling, bravo adesso. Anzi, direi proprio il contrario, è stato bravo a giocare, sì, anche in inferiorità, sì, numerica. Sì. Tanto quindi... Osling fermato da Suid, ma restano a terra Angiolini e complimenti anche Robert, si rialzano tutti e due. Non dico che ha tra le mani un primo match point il Fasano, però adesso segnare un'altra rete e riportarsi a più 6 sarebbe una bella spallata alla partita. Sicuramente momento fondamentale del match, soprattutto per Fasano, così come ogni palla persa in attacco da Conversano diventa ancora più pesante, soprattutto con la porta, sì, sguarnita. Adesso riparte il cronometro. Yersam, Notarangelo, Angiolini, Di Caro con la testa, poi fortunato Sperti, bravo anche, c'è da dire, ma fortunato nell'approfittare con Di Caro un po' sotto shock per la parata di testa. Poi De Giorgio para Levan, doppia di Sperti. Qui subentra un po' di fretta nei giocatori del Conversano, che vedono il punteggio, il tempo che scorre, vogliono cercare di rimediare subito, però arriva un'altra palla persa. Detto fallo di Beharević su Notarangelo, palla a Cantone da Sperti, rete di Cantone, e ora diventa complicato veramente per Sperti, per Conversano a rientrare in gara. Mentre ho visto un contrasto molto ruvido tra Beharević, rientrato dai 2 minuti, abile a rubare palla, ma nello slancio del scontrarsi contro Notarangelo, testa contro testa, 2 teste dure. Sì, sì. No, mi è piaciuto il fallo di Beharević su Notarangelo. Siamo sportivi, ammettiamo. Sì, 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 sì. Mentre Fabio con grande freddezza invita alla calma i suoi uomini a gestire
la situazione con lucidità. Esatto, adesso solo un suicidio del Fasano può rimettere in partita un Conversano, anche perché un po' l'atteggiamento del corpo da qualche minuto del Conversano ha lasciato andare via un po' il match, troppe queste giocate veloci, anche un po' di frustrazioni prima di Possamai, poi di De Giorgio, stanno un po' dando vita facile al Fasano. Robel ancora Sperti, eccezionale, grande partita di Sperti questa sera, estremamente lucido, un po' appizzicato anche dai suoi ex tifosi, come è giusto che sia, da conversarese doc. Però quando si indossa la maglia, abbiamo visto Giannotto capitano di tante battaglie, degli ultimi grandi successi del Conversano, anche a scapito del Fasano, la palla a mano è anche questa, è giusto così. Maggiolini perde palla sul fronte opposto e si prende anche 2 minuti molto 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 ingenui, molto 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 ingenui. Sì, sul più 7 a 4 minuti alla fine è abbastanza ingenuo, molto ingenui, molto ingenui. Meno che non voleva riposare 2 minuti, l'ha fatto apposta. Ripreso il gioco, 3 minuti e mezzo al termine, quando dice Domenico, vediamo qui sotto, Robel, Possamai, vince il tiro all'alto, ma con così Possamai sembrava inizialmente quasi una sola deviazione, però nessuno la reclama, neanche dal rete del Conversano. Ma c'è il time out chiesto da Vito Fovio, ultima interruzione, anzi non è un time out, ma forse è arrivata l'ambulanza. Il cronometro fermato per consentire il soccorso a Jacob Nelson, che però è uscito sulle sue gambe camminandosi sorretto, però i passi li metteva l'atleta svedese, possiamo sentirci rassicurati da questo. Sì, 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 speriamo naturalmente nulla di grave per lui, un grande in bocca al lupo a Jacob, naturalmente questo viene prima di ogni derby, prima di ogni partita, sicuramente ci sincereremo successivamente delle condizioni. Devo dire che il colpo, l'uscita di Nelson ha forse dato proprio il via libera definitivo. Sì, il colpo di grazia, pensando che comunque aveva già un passivo, però sì, sicuramente le ultime speranze di rientrare sono tramontate con l'uscita dal campo del forte terzino destro svedese, altra parte pugliese. 2 minuti anche per Pugliese. Un po' la sagra dell'ingenuità nelle file dell'aiuto. Sì, non c'è bisogno, molto plateale questa, si è svincolato con il braccio Pugliese. Tanto qui, io non sto capendo mai questa regola, perché a volte si inverte il possesso palla, a volte no. A Bolzano abbiamo situazioni uguali, invertire il possesso palla. La discriminante dovrebbe essere il tempo fermo, ora probabilmente gli arbitri avevano fermato in precedenza il tempo. Che grazie per avermi delucidato su questa norma. A volte si tende a lasciare la libera interpretazione, quindi Diestam, Tarangelo, 2 uomini in meno per la Junior. Tarangelo, Diestam che trova una rimessa laterale con una traduzione forzata, passivo chiamato, che è chiesto da De Giorgio, anche interrotto per il tempo, il cronometro continua a correre, Sperti va a lui, ormai in trans agonistica, ci prova da tutte parti. Questa volta difficile far meglio. Beh, devo dire che i suoi gol hanno probabilmente inciso parecchio in un momento nevralgico del match, quindi grandi meriti per l'ala di origine conversanese, perché quei 3-4 gol in contropiede in quella fase del match hanno avuto un peso specifico notevole. Sì, l'asse Levan-Sperti, possiamo dire, è determinante nell'indirizzare l'incontro in maniera univoca verso i padroni di casa, che ora attaccano con Jostam, Cantone, Cotarangelo, Jostam. Cotarangelo ha qualche spazio, qualche spazio anche a sé. E i metri
Tutti, si riprende tutti, anche lui tra i migliori in campo, nonostante lo avessimo nominato tra i meno in po'. Sì, io penso che ormai con il numeroso numerosi possessi durante un match, il ruolo del portiere probabilmente sia ancora più importante, perché sì, però ci sono delle azioni, ovviamente meno attacchi lenti, esatto, Se dovete trovare il migliore trovare il conversano, io direi Hakemet, ancora una volta efficace al tiro. Ora sì, time out a un minuto dal termine, probabilmente cercherà qualche schema Fabio, andando anche in fase di commento il Fasano che andrà a Bressanone, match sicuramente più che ostico. Bressanone che tra l'altro Bressanone che sta giocando in casa contro Bolzano, quindi non sappiamo il parziale, magari lo recuperiamo, proviamo a recuperarlo. Due match davvero intensi in una settimana per il Fasano. Conversano avrà il Campus Italia invece sabato alle 17:30, poco più che un amichevole, da non sottovalutare, però diciamo un impegno sulla carta più agevole. Abbiamo Maglione proprio qui di fronte a noi, coach. Campus Italia, sarà importante per il Fasano subito, nonostante sia un derby importante, mettere da parte l'entusiasmo già da stasera, da domani mattina, e pensare a una gara veramente molto molto complessa sul campo del Bressanone. Bressanone che ha terminato sull'1 pari a Bolzano, quindi primo punto Bolzano in casa, quindi primo punto perso dalla formazione brissinese. Dall'altra parte ieri sta Emilio Alcantore che sbaglia la posizione, che dire favorevole è poco. Questo è quando si abbassano, come posso dire, il livello nervoso, si rischia di fare questo tipo di tiri. Poi bravo Cantone a intercettare il passaggio per Paoloni. Francia. De Giorgio. Frazione di passi, questa volta viene notata. Forse c'era anche un mezzo fallo su di lui. 20 secondi al termine della contesa, con il pubblico fasanese che è pronto a festeggiare, ma encomiabili sempre i tifosi del Conversano che hanno cantato per tutto il match. Diciamo che encomiabili tutti sugli spalti, perché è veramente uno spettacolo assistere a questo match che si conclude in questo istante col punteggio di 28-22 a favore della Junior. Praticamente il secondo tempo di marca bianca azzurra per tre quarti per un minuto. Assolutamente, credo se il parziale di 16-11 insomma è importante, ma con un Fasano che alla fine probabilmente si è anche un po' arenata, devo dire è stata decisiva la parte centrale del secondo tempo con il Fasano che ha preso il largo, queste 4-5 reti che poi ha portato fino al termine. Onora la squadra di casa, Conversano che ha veramente molto da lavorare, soprattutto in alcuni momenti risulta essere troppo debole, troppo fragile mentalmente e anche poi tecnicamente. Junior invece che si rialza dopo il passo falso di Bolzano, che ha confermato comunque la sua forza col pareggio in casa del Bressanone. Junior che invece andrà a Bressanone proprio sabato e che poi andrà a giocare nuovamente in casa qui mercoledì prossimo nel recupero contro il Romagna sempre alle 19. Quindi ringrazio ancora Antonio Luciano e buona pallamano a tutti.